Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video reazione. Quest'oggi ragazzi siamo tornati con questo format che vi è piaciuto davvero tantissimo la scorsa volta. E infatti questo video qua me l'avete consigliato nei commenti e si intitola letteralmente Pokémon nudi. Io non oso immaginare che cosa ci sia in questo video. In teoria non vorrei scoprirlo, probabilmente, anzi sicuramente lo andrò a scoprire perché lo sto vedendo con voi. Quindi nulla ragazzi, mi raccomando nei commenti consigliatemi se volete altri video ai quali fare recensioni, analisi, reazioni, insomma qualsiasi cosa. E se volete sostenere questo format lasciate anche un bel mi piace, come sottolinea questo signore qua, questo, dov'è? Eccolo qua, il nostro divino, lui, ecco esattamente. Che ragazzi ho inserito nella facecam, ditemi se vi piace questa nuova grafica che vedete per, questa particolare serie, con l'universo di sottofondo, la facecam messa così, fatemi sapere. Nulla, direi che possiamo iniziare subito, non sentirò l'audio del video io ma probabilmente voi sì, e premiamo questa bellissima spunta, io c'ho paura, vai. Ho sbagliato a premere, ok perfetto ci siamo. Intro di Pokémon Rubino e Zaffiro, Alfa, insomma quelli, avete capito? Sleepy Giraci, ok, sei orribile figliolo, è bruttissimo, oddio che cancro, che schifo, ok, non si può vedere, allora, questo fa schifo, io spero che non siano tutti così, oddio, raga mi piace un bordello, mi piace un casino, è fighissimo, lui è un po' meno. Beh, oddio. Cioè, nel senso, non lo so, non riesco a definire. No! No! Chiamate il WWF! Chiamate il WWF! Questo è a rischio estinzione. Gli ha staccato le zanne. Oddio, che cosa. No, aspetta. Oddio, è Shellder! Oddio, è Shellder! È Shellder. Che schifo. Che cosa brutta. Aspetta, questo è uguale. No, oddio, mi sa che gli manca qualcosa tipo in faccia. Però non riesco bene a capire cosa. Probabilmente gli mancherà, non lo so, qualcosa gli... Non hai i piedi. Perché non hai i piedi? Perché c'ha le braccia c'ha le mani trasparenti? No, ok, questo aveva l'ebola. Non ha la pancia. Non ha la pancia. Perché questa cosa? Vaiano i cani. Oddio la mega. Oddio la mega. La mega c'ho paura. Se questa guerra senza pancia io non oso immaginare la mega evoluzione. Ok, gli è apparsa la pancia, giustamente. Oddio, quelle gambe. Quelle gambe che fanno, raga, lo Slender. Gardevoir is the new Slender. Attenzione. Oddio, beh. Ho visto di peggio. Mi piace. Cioè, nel senso, con le foglie è più figo, per carità. Però ci può stare. Tra l'altro, oddio che si mega evolve anche lui. È vero, non ci ho pensato, anche lui ha la mega. Però non penso che cambi molto, nel senso, infatti, gli mancano ancora le foglie. E gli sono apparsi quei cosi in testa che non riesco bene a definire. E tipo ha salutato, quindi saluta Andonio lì nei commenti, hashtag saluta Andonio. No, raga, questo no. Perché? Cos'è questo proprio? Questo davvero non so chi sia. Ah, mi sa che è Clamperl. Sì, è Clamperl. Oddio, che cosa... Sembra un Executor, raga. Sembra un Executor blu. Che figata. Cioè, oddio, no, che figata no, povero Clamperl. Gli hanno tolto la conchiglia, però... No, i cannoni. E mo che cazzo si fuma questo? Che cazzo si fuma questo? Cioè, almeno è integro. Almeno è integro. Questo va a suo favore. Però i cannoni, raga, cioè, veramente... A parte che lui ha sempre sparato acqua dalla bocca e mai dai cannoni. Però vabbè, questi sono dettagli. Puntualmente... Tra l'altro, tutte le stesse mosse sta facendo, mi sa. Quindi per... Questo qua penso sia Whimsicott. Che è davvero una figata così. Nel senso, sembra Marshadow. Davvero. Sembra veramente che abbiano riciclato lo sprite di Marshadow e l'abbiano messo... Non... No, raga, Robespierre, che cazzo è sta roba? Perché l'hanno decapitato? Ma l'hanno decapitato! Questo l'hanno spogliato invece, no, penso che gli abbiano tolto i fiori. Anche così però Shaymin è carino, c'ha il suo fascino anche così, va detto. Non ha i fiori ma c'ha il suo fascino. È più un look molto... Molto gli hanno tolto la ruota del divino. Cioè praticamente è come togliere la croce a Gesù sto coso. Che vabbè non è neanche orribile perché non si nota troppo la differenza. Però per Arceus con colpo coda non si può vedere obiettivamente. Ok, penso che gli abbiano tolte le...
non so neanche come chiamarle, boh, le etichette, i biglietti, l'etichetta del prezzo, gli hanno tolto l'etichetta del prezzo. Ok, aiuto. Oddio, sembra Pingu incastrato in un... Non lo so, non voglio saperlo. Ok, questo gli hanno tolto il portachiavi, è rimasta solo la chiave. Ok, ha effettivamente senso. È quasi più bello così, tra l'altro, vorrei dire. Cioè, non so voi, però, obiettivamente... No, l'hanno raggomitolato. Raga, l'hanno raggomitolato, non ci credo. È un sogno che diventa realtà. A parte che penso che non abbia il collegamento braccia-corpo. Dai, questa è in agonia. Questo è letteralmente in agonia, raga. È lì che sta tipo... in agonia. Oddio, no, questo qua è decisamente qui. Ma che, perché c'è i baffetti, raga? Vabbè. Semaforo? Semaforo? Sei drogato, raga. Madonna, che occhi, non me ne ero mai accorto. C'ha degli occhi fattissimi. Oddio, la mega. Interessante. È diventato un bottone. È passato ad essere un semaforo a un bottone. Gli mancano, penso, le parti di lana. Beh, però così ci può anche stare. Voglio vedere la mega. No! No, che schifo! Che schifo, c'ha una banana a colori in testa. E non ha la coda, non so per quale motivo. Forse perché è fatta tutta di lana, non ci ho pensato. Date un titolo a questa roba. No, davvero, cioè... Cioè, io questo... Cosa sta facendo? Perché è diventato blu? Vabbè. Ok, allora, gli hanno tolto... oddio, Spoink senza la perla! Oddio, Spoink senza la perla! Allora, tecnicamente penso che Spoink senza la perla non possa vivere per descrizione del Pokédex. O una roba del genere. Giustamente, adesso voglio vederlo, Flygon, che vola senza ali. Sono curioso. Giustamente. Che poi non è neanche bruttissimo senza ali. Ricorda quasi Haxorus per la posa, diciamo. Cosa ti hanno tolto? Oddio, la mega. No, non oso immaginare. Allora, questo video qua penso che vada contro le leggi del WWF, contro l'ambiente, contro tutto. Tra l'altro, cazzo, c'ha... Ok, gli hanno tolto i vulcani, perfetto. No, Altaria mi ispirava senza ali. Secondo me, tutti poco mostrano questo video qua, comunque mostra come il giardinaggio accanto sia andato un po' a puttane. Madonna, che cosa brutta. Come alcuni Pokémon, senza alcuni dettagli, cambiano totalmente. Cioè, tipo Altaria, secondo me, era totalmente diverso senza le nuvole. Venusaur fa cagare, cioè, inguardabile. Madonna, che schifo. È piatto, poi, è piatto. Cioè, non c'è nulla. Vabbè, lasciamo perdere. Oddio. Oddio, c'ha gli occhi fluttuanti? Perché... Perché sì, colpo coda, sì, sicuro, guarda, fatemi mettere composto che... Oh santo cielo, non riesco a decifrare che cosa ti... Qualcosa gli manca, anche lui tra l'altro con degli occhi da fattissimo. Oddio, è stranissimo, raga. Mi ricorda un cattivo di un qualche... Mi ricorda davvero un cattivo di un qualche film, che non ricordo adesso. Vabbè, lui è più o meno uguale, solo rosa, giustamente. Però, raga, mi ricorda tipo il cattivo di un qualche film che non... Ci ho messo un po' a capire che fosse Lotad. Ve lo giuro, oddio. No, è proprio inquietante il fatto che siano piatti, cioè, come Avalug. Avalug, è Avalug, è Bergmite. Ok, tu dovresti essere Moltres, che tipo gli hanno fatto la boccia, perché evidentemente è andato a fare militare e gli hanno fatto la boccia, poveraccio. Ecco qua. Bonus, oddio. No, perché... Ma raga, ma sono due o sovrapposti. L'ultima mi ha decisamente sconvolto. No, decisamente sconvolto. E nulla, ragazzi. Il video può concludersi qua con questa mia sofferenza interiore. Comunque, a parte gli scherzi, spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, consigliatemi in tantissimi altri video da analizzare e sui quali fare delle reazioni. Passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati su quello che avverrà, diciamo, al di fuori del canale, comunque nella mia vita, se non carico dei video di solito lo dico lì. E premete la campanella in alto a destra per rimanere invece sempre aggiornati sui feed del canale quando YouTube li invia.
Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.